Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi rinvasiamo il giacinto. Questo giacinto l'ho comprato al mercato. Ci serve un vaso. Io su questo vaso, sul fondo di questo vaso, ci ho messo dell'argilla espansa, ma si può anche non mettere, a piacere. Ne ho messa circa un dito. In questo contenitore ho preparato della terra e della sabbia di fiume, in maniera che il terreno rimane un po' più drenante. Sfiliamo il giacinto, il bulbo dal vasettino, facendo attenzione di non rompere le radici. Mamma mia, quante! Avevo visto che uscivano dal fondo, ma non pensavo che erano così tante. Adesso piano piano vediamo di togliere la terra e liberare le radici. Poi se si rompe qualche radice non fa niente. Con attenzione continuiamo a togliere la terra. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video. E se il video vi è piaciuto mettete anche like. Ecco, adesso che abbiamo liberato le radici, iniziamo a riempire il vaso. Iniziamo a riempire il vaso per metà. Mettiamo il giacinto al centro, più o meno, su per giù, anche se non siamo proprio precisi, va bene uguale. Eccoli. Iniziamo a mettere la terra. Tutto intorno. Poi ci do dei colpetti in maniera che la terra vada anche sul fondo in mezzo alle radici, che non rimanga vuoto. Continuo a riempire. E a battere anche un po' il vasetto in maniera che la terra continui a scendere. Eccoli. Spero che il video vi sia piaciuto e vi aspetto domani sempre qui con un altro video. Ciao ciao!